Santa Pasqua a tutti voi, Santa Pasqua a noi sindaci che facciamo di tutto per garantire la vostra salute. Santa Pasqua a chi sta in trincea, a chi sta nei presidi sanitari, alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza, a chi sta nelle attività che ci garantiscono i nostri beni primari, a chi trasporta i beni essenziali, a chi non può stare a casa. Santa Pasqua anche a chi sta sopra di noi, i nostri governanti, che ogni tanto ci fanno impazzire, ma che comunque continuano a svolgere il proprio ruolo. Santa Pasqua a coloro che non hanno potuto dare l'estremo saluto ai propri cari e non hanno potuto ricevere l'ultima carezza dai propri cari. Questo virus cambierà le nostre abitudini. Questa guerra sicuramente ci porterà a riflettere su quelli che sono i valori della fratellanza, i valori dello stare assieme. Questa guerra che ci sta segnando perché ha proprio minato le libertà fondamentali, le nostre abitudini, le nostre consuetudini. Sarà una nuova vita. Siamo ormai in una fase che ci consente di poter sperare. Una fase nella quale non dobbiamo sbagliare. Dobbiamo continuare a stare a casa. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Noi già stiamo lavorando per il post-coronavirus. Ci sarà una nuova vita per tutti, per la quale tutti quanti saremo lì pronti a questo nuovo cammino, rinnovati e soprattutto ricchi di una esperienza che dalla riflessione porta sicuramente a una nuova azione. Santa Pasqua a tutti voi. Io sento sulla mia pelle la responsabilità del mio ruolo, sento nella mia coscienza tutti i messaggi, i gridi di dolore, ma anche di grande speranza che ognuno di voi mi ha mandato in queste settimane. Io ci sono, voi ci siete e assieme riprenderemo il cammino. Santa Pasqua a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari.